attenzione a Neri, la Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma in vantaggio. In vantaggio la Roma dopo 22 minuti. Il vantaggio della Roma al 13° del primo tempo. La Roma, solo 2 minuti. Al 22° Roma in vantaggio. La frase più bella del mondo. Non è ti amo, la Roma in vantaggio. Mamma è la mia squadra, sono nato così, nato romanista, la prima cosa bella che ho mai vista era una maglietta con cui andavo a scuola, giallo rossa come la Roma, è la Roma che sta sulla mia pelle. Quando il primo anno eravamo al 7° posto, erano tutti nostri amici. Il secondo anno, che abbiamo messo paura a Torino col gol annullato di Turone, hanno cominciato a guardarci storto. Noi possiamo avere tutti amici a una condizione, di ritornare al 7° o 8° posto. Questa legge dell'antipatia e delle ostilità è una legge che si usa contro quello che dà noia. C'è la misa lì sulla Starway. E 58 minuti primi in questo istante di lunedì 11 marzo 2024. Buongiorno amici di RomaGiallorossa.it, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Allora, tante cose da dire in questo lunedì post campionato. Si poteva fare qualcosina di più, ma il grande dispendio di energie che ha avuto la Roma dopo Brighton, ho visto dagli allenamenti, ma non perché li vedo gli allenamenti, ma dalle facce, dalle foto, ho visto un De Rossi preoccupato. Ma potete pure non credermi, io ho detto a Maria Paola, che adesso non può intervenire, sabato ho detto: guarda, ho visto De Rossi molto preoccupato dalle foto, non è che giocava, scherzava, rideva come al solito, si abbracciava i giocatori come o c'erano dei momenti distensivi. Ho visto un momento non di tensione, ma ho visto dei momenti di concentrazione molto alta. Lui, De Rossi, a parte che ha fatto un turnover comunque importante, ha lasciato fuori Pellegrini, ha lasciato fuori altri giocatori. Chiaramente questo pesa nell'economia della partita, no? Ha messo altri giocatori come Paredes, che sicuramente non era al meglio. Noi l'avevamo scritto che non era al meglio perché l'avevamo saputo, ma qualcuno poi, come al solito, smentisce queste notizie
E io sinceramente non riesco a capire perché deve smentire queste notizie quando sono vere, facendo passare gli altri per cazzari. E Paredes ieri mi è sembrato tutto tranne che in forma. Niente di particolare, non è che Paredes sia infortunato o abbia qualcosa. Ho detto, è un po' acciaccato, abbiamo scritto, no? È un po' acciaccato perché già con la partita col Monza ha subito un brutto colpo, poi col Brighton ha subito un brutto colpo. Buono non vuoi, Paredes comunque non era al meglio. Ha giocato Bove a posto di Pellegrini con Cristante, quindi meno qualità rispetto a Pellegrini ma più quantità. Per il primo tempo è stato da dimenticare, però nonostante tutto l'ha rimessa in piedi la partita, perché la Fiorentina è vero che chiude in vantaggio di un gol, ma nel secondo tempo hai la reazione, hai la forza dei nervi di reagire, giocando anche bene il secondo tempo, giocando non bene, meglio del primo sicuramente, ci voleva poco a giocare meglio del primo, però l'avevi ripresa con la War, e allora lì ti aspetti una sorta di rimonta, no? Però la Fiorentina attaccava, quindi era anche difficile andare lì in quel campo. Poi analizzeremo la situazione di Mancini, che quella merita una situazione a parte, un commento a parte. Ma poi vedi che praticamente non hai benzina nelle gambe, e quindi tu paghi praticamente questi due mesi andati dove la Roma è andata a mille, e incontri una squadra che corre, che lotta, che gioca in casa, che ha il pubblico a suo favore, che ha fame di vittoria, che aveva giocato anche giovedì come te in una partita dispendiosa, anche se con altri interpreti magari, però aveva giocato giovedì. Tu hai provato a fare un minimo di turnover, minimo, cioè De Rossi, e con scarsi risultati. Arriviamo al modulo. Il modulo lo metti col 3-5-2, no? O 5-3-2, 3-5-2, o la difesa 3,5 con Angeligno che fa l'esterno alto a sinistra, che poi scala e diventa una difesa a 4, con Mancini che praticamente va a fare l'esterno destro. Ieri Mancini non ci ha capito niente, non ci ha capito completamente niente. Io adoro Mancini, però ha sofferto in una maniera pazzesca su Till, ma in una maniera pazzesca. E su Till ha veramente messo in difficoltà in maniera estrema proprio Gianluca Mancini. La cosa buona è che comunque, nonostante tutte queste difficoltà, ci prendiamo un punto, ma veramente con la forza dei nervi e credendoci fino all'ultimo, una cosa che anche con la Roma di Mourinho si vedeva, cioè che le partite duravano oltre il novantesimo, no? Cioè tu potevi vincere anche oltre il novantesimo. Quante partite abbiamo vinto oltre il novantesimo o le abbiamo riagguantate oltre il novantesimo in pieno recupero? Mi pare 7 partite o 8 partite le abbiamo recuperate. Ho vinte negli ultimi, proprio nell'extra time, non nel recupero. Quindi ho visto una squadra in debito d'ossigeno, che non può andare a mille sempre e che non può giocare con Aguar. Non può giocare con Aguar. Al di là del gol che è bello, Aguar ha fatto troppi errori in fase difensiva anche, e porta troppo palla, non mi sembra un giocatore che dia quel cambio di passo. È un giocatore molto tecnico, è vero, ma non mi dà quella vivacità che mi potrebbe dare Pellegrini, per esempio, che anche lui è molto tecnico, ma dà quel cambio di passo. Non mi sembra un giocatore alla Cristante, che dà quel cambio di passo oltre che alla geometria.
Aguar troppo leggerino, fa un bel gol per carità, perché il gol lo fa bello, tutti e due i gol della Roma sono belli, però non ci possiamo limitare solamente ai gol, no? Dobbiamo andare oltre, e sicuramente Aguar, sì, gli diamo un 6 per il gol, ma niente di più. Io da Aguar mi aspettavo in questa stagione molto, ma molto di più. E vedendo la prestazione di ieri, me l'ha confermato. C'è un giocatore, un mezzo giocatore. Ecco perché magari il Lione se ne è disfatto così facilmente di Aguar. Al di là dei problemi fisici che ha avuto, eccetera, ma a Lione parlo. Però se De Rossi lo fa giocare ieri così, per la forza dell'esperazione, o comunque facendo un po' di turnover, perché proprio sì, devono giocare tutti, ma a questo punto se fosse stato disponibile Renato Sanchez ci avrei fatto un pensino pure per Renato, no? Perché almeno gli dava, dal primo minuto, ma a partita in corso, ma ripeto, Renato Sanchez non c'era. Ti mancava anche Smalling, cosa non da poco, perché con Smalling potevi fare quel tipo di difesa 3 e sicuramente avresti avuto maggiore copertura. E qui veniamo all'errore di De Rossi madornale, quello di mettere difesa 3. Allora lui parla di rigetto della difesa 3 della Roma, e io ci posso anche credere che c'è un rigetto della difesa 3, perché gli ricorda l'orco cattivo, l'orco brutto, quello che ti faceva, che ti metteva il fiato sul collo, quello che ti spingeva sempre a vincere tutte le partite e che voleva sempre la vittoria ogni partita. Posso capire questo, però sono dei professionisti e devono scendere in campo i professionisti, e la Roma non è una squadra di professionisti. Ma non sto dicendo, perché se tu sei un professionista giochi bene sia a 3 che a 4 che a 5, giochi bene comunque. Se tu vuoi, se tu la tua comfort zone fino a qualche a 2 mesi fa era, oggi è 11, tra poco saranno 2 mesi, fino a 2 mesi fa era la difesa 3 e oggi non ci vuoi giocare più perché ti ricorda Mourinho, e hai una crisi, un rigetto di questo modulo, non so, è vero che molti giocatori amano, chi più chi meno ama giocare a 3 a 4, però se sei un professionista e se sai giocare a pallone, cosa che credo che tutti i giocatori da Roma sappiano giocare a pallone, giochi sia a 3 che a 4 in difesa, no? Io credo che, al di là di Mancini, che è un caso che ripeto poi lo analizzeremo, ma al di là di Mancini, la difesa con Dicà, cioè Llorente, non era malvagia, era anche una difesa buona. Io non riesco a capire perché non voglia più giocare a 3. Però se De Rossi capiva questo e ha fatto delle chiacchierate interminabili con i giocatori e con i senatori, se non volevano più giocare a 3 non giocano più a 3, punto, giochi a 4, porti avanti il tuo sistema di gioco, porti avanti il tuo, non dico il tuo calcio perché è brutto, il tuo credo tattico, il tuo credo tattico lo porti avanti. Non c'è proprio santo che tenga. E infatti a Roma ha giocato meglio a 4 che a 3 dietro. Ma i movimenti più o meno cosa cambia? Che ha il baricentro più alto. A 4 ha il baricentro più alto. Perché? Perché proprio perché il motivo per cui mettendoti con 4 difensori hai due esterni che spingono e poi hai tre centrocampisti di cui due che si inseriscono e tre attaccanti. Non puoi mettere Esciaraui a tutta fascia, e questo lo rimproveravo anche a Mourinho
quando Esharawi deve essere libero di giocare dove vuole lui, dove sì, esterno offensivo, ma deve avere la corsa, deve partire da tre quarti campo e fare gli ultimi 25-20 metri in progressione, facendo l'1-2 o facendo inserendosi, come è successo poi anche molte volte anche con l'Inter, nell'azione del gol che ha portato Esharawi con l'Inter. Non puoi, ripeto, mettere Esharawi con compiti difensivi, non è nelle sue corde. E poi arriviamo a Mancini. Perché se Dybala nel primo tempo non l'ha proprio slusciata, vabbè, poi ha avuto quei problemi fisici, ok, un affaticamento, si spera un affaticamento muscolare, si spera, me l'ha detto De Rossi, che non è niente di gravissimo, di grave, speriamo che sia così. Però allora io avrei messo i titolari, cioè Pellegrini, la formazione classica, ieri a Firenze, e avrei un po' ruotato qualche giocatore a Brighton. E l'abbiamo detto anche era venerdì, no, con Maria Paola. Io ho detto, io mi aspetto la formazione titolare anche con la Fiorentina, e poi a Brighton mettiamo un po' di riserve, di seconde linee, chiamatele come volete. Lui ha fatto tutto il contrario, cioè lui reputa la partita di Brighton, probabilmente De Rossi, più insidiosa di quella con la Fiorentina. Invece è proprio il contrario, perché ho visto Brighton ieri, ha vinto con un striminzito 1-0 con il Nottingham, e Nottingham non è una squadra temibile. Quindi, cioè, lo stesso De Zerbi ha detto, noi non siamo pronti per l'Europa. Quando hai vinto 4-0 in casa, stradominando, giocando benissimo, dando spettacolo in Europa e facendo parlare tutta Europa della Roma, tu non puoi presentarti a Firenze in queste condizioni. Ora, per fortuna che è arrivato il gol di Llorente, ma perché la Roma ci ha creduto. Grazie mille Emil, buongiorno, grazie mille per aver sottoscritto l'abbonamento, ti ringrazio umilmente, grazie mille. Poi voglio sentire pure la tua, Emil, sul tuo come dire, sulla tua visione della partita. E io ero d'accordo, ecco, anche Emil mi pare che era d'accordo venerdì. Io avrei messo formazione comunque, Firenze è maledetta, sì, Firenze è maledetta per tanti motivi. Io sono andato a vedere tanti anni fa una partita con Spalletti, pensa, dove la Roma era seconda, non è che era ultima, però anche la Fiorentina era ben messa in campionato, in classifica, e abbiamo perso 4-1. Firenze, proprio perché è una partita strana, è una trasferta, come dici tu, maledetta, nel senso che io avrei messo i titolari, e poi a Brighton avrei messo le seconde linee. Tanto, cioè, parliamoci chiaro, la Roma comunque segna un gol a Brighton, lo fa, ma pure uno, più di uno, anche con Aguard, con Bove, con Azmoun, cioè lo fa. Invece mi sembra che lui abbia voluto preservare alcuni giocatori per la partita col Brighton, che, ripeto, bisogna portare rispetto a tutte le squadre, ma bisogna anche ruotare. Allora, l'errore della difesa 3 l'ha ammesso De Rossi, l'ha ammesso proprio lui, dicendo ho sbagliato a mettere a 3. Poi, che dei giocatori di Serie A, sì, uno si può trovare meglio a 4 o a 3, ma non sappiano interpretare la difesa 3 che ci ha giocato fino all'altro ieri, praticamente, e Mancini, così torniamo, arriviamo a Mancini. Mancini, con la difesa 3,
fa un gol, prende la munizione dopo 5 minuti, ridicola, e poi rischia il secondo giallo e De Rossi è costretto a spendere un cambio e a mettere Hausen. Allora, qui c'è da fare un discorso serio, e metti poi la difesa un po' messa meglio. Ma ragazzi, qui stiamo vedendo una partita, come dice Emil, ma certo a Brighton devi fare riposare un po'. Ma certo, la partita importante era ieri, non a Brighton. Brighton è una pratica chiusa, che se tu perdi pure 2-1, 2-0, 3-2, 2-2, vai, passi lo stesso. Cioè, la partita è vinta a Roma, appunto. Era ieri che dovevi vincerla. Ora, non stiamo crocifiggendo De Rossi per un pareggio, che poi va a vedere un pareggio ottenuto con le unghie e con i denti, perché, se dobbiamo essere onesti, meritava più la Fiorentina, perché ha avuto l'occasione di rigore, parato da Svilar, che dobbiamo fargli un monumento, perché abbiamo trovato il portiere del futuro. Ragazzi, abbiamo trovato il portiere del futuro con Svilar. Svilar ha fatto una parata eccezionale, stile Roma-Feyenoord, ma ha fatto una parata sul rigore eccezionale. Guardate che rigori, insieme a Carnesecchi, Svilar è quello che ne parla di più adesso, da quando gioca chiaramente Svilar. Quindi quella della difesa 3 è risaputa, perché senza Smalling non ce la fanno. Infatti è quello che ho detto prima, Emil, l'arbitro l'ha impiccata ancora. Sono d'accordo con te, l'arbitro non puoi ammonire dopo 5 minuti un giocatore, ma proprio perché hai visto il metro di giudizio di massa, e tu, ha fatto bene, guarda, ha fatto bene Rossi a togliere Mancini. Mancini non ci ha capito niente. Mancini, zero, non ci ha capito niente. Sottile l'ha fatto impazzire completamente. E così, però, perché giocava nella difesa 3? Per me, se giocava nella difesa 4, vedevi che magari Mancini era più disciplinato, perché c'è un rigetto, l'ha detto De Rossi. L'avete letto, no, la dichiarazione di De Rossi? C'è un rigetto della difesa 3, punto, basta. La difesa 3 si può mettere a partita in corso, quando devi contenere il risultato, ti metti l'ultimo quarto d'ora a 3 e non fai passare manco un pallone, punto. Non puoi iniziare con questa filosofia di gioco con la difesa 3 ed essere contemporaneamente propositivo, non, perché Mourinho non era propositivo, però speculava sull'avversario, e speculando sull'avversario, quindi cercava di cogliere gli aspetti più vulnerabili dell'avversario, è stata preparata male, è vero, c'erano anche pochi giorni per preparare la partita. Mi sembra che, non lo so, mi sembra, sì, forse Massa è stato prevenuto, forse Massa è stato prevenuto, era prevenuto, l'arbitro non mi è piaciuto per niente, a parte che il rigore dato a Belotti non esiste mai nella vita, mai un rigore del genere, mai, perché un rigore del genere non esiste mai nella vita, che tu dai quel rigore non esiste mai. La partita poteva essere chiusa, se non ci pensava Svilar, da non so dove è nato, vabbè, se non fosse intervenuto Svilar con quella grande parata, non sarebbe veramente, sarebbe stata un'ingiustizia perdere, ecco, 3-1 sarebbe stata un'ingiustizia, 2-1 ci poteva stare, 2-2 d'oro, oggi è un punto d'oro per come si era messa, è un punto guadagnato senza se e senza ma, è un punto guadagnato,
però con retrogusto amaro, perché la Roma con un po' più di attenzione poteva fare qualcosa di meglio, ecco. Sì, la sponda indica sublime, ma quello l'ha detto De Rossi, l'hanno provato e riprovato in allenamento, ma De Rossi, ripeto, su queste palle inattive, ecco, noi dobbiamo trovare e cross, sì, di Pellegrini, ma noi dobbiamo ritrovare quella malizia nei calci da fermo, cosa che penso la stiamo ritrovando, quegli schemi, quelle cose che ha caratterizzato la prima Roma di Mourinho. Noi segnavamo tanti gol su palla inattiva, capito il discorso qual è? Zaleschi fa quel cross bellissimo, proprio l'ultima palla della disperazione, e Llorente fa un gol spettacolare, la mette sotto l'incrocio, è una cosa divina, bellissima azione, bellissimo tutto, cross contro cross, bellissima azione a sponda indica, è un'azione manovrata, e si vede, però si vede pure che De Rossi stavolta ha peccato un pochino di, non dico tanto di presunzione, ma di, come devo dire, proprio di inesperienza, perché queste partite con un po' più di esperienza le porti a casa. La Fiorentina non era impossibile da battere, la Fiorentina è una squadra che gioca molto sulla velocità, sulle ripartenze, e se ti fai trovare scoperto, sì, Llorente ha un bel piedino, cioè, io ho scritto un po' su Instagram, e sul mio Instagram personale, e ho detto sono contento del pareggio, per carità, ma ancora di più del gol di Llorente, perché è un professionista serio che non ha mai fatto una polemica, né quando ha giocato né quando non ha giocato, mai una polemica, è stato zitto, fermo, aspettare il suo turno, quando doveva giocare ha giocato bene, anche quando ha giocato bene è stato messo in panchina e ha aspettato il suo turno con calma, senza fare polemiche. Ha fatto delle prestazioni sempre al di sopra della media, e ha fatto sempre delle prestazioni, Llorente, da professionista esemplare, punto. Questo chiamasi professionista Diego Llorente. Questi sono i professionisti di cui la Roma ha bisogno. Poi ci sono giocatori meno professionisti, perché poi, ragazzi, il problema, noi possiamo dire De Rossi, Mourinho, Ancelotti, il problema è che sono i giocatori che vanno in campo, e se tu, poi sì, ci sono delle scelte che fanno gli allenatori che possono rovinarti o migliorarti le partite, ma quei giocatori lì, se tu sei un professionista, sai giocare, ripeto, sia a 3 che a 4 in difesa, ci sai giocare, punto. Dica nella nazionale sua, la Costa d'Avorio gioca a 4, con Mourinho ha giocato a 3 e ha sempre giocato molto, ma molto bene. Che cambia? Cosa cambia? Il baricentro, è chiaro, c'è un baricentro più basso, quella di difesa 3 ti schiaccia di più, e tu non puoi schiacciarti a Firenze. Tu devi, non dico andare a aggredire, ma essere equilibrato, come lo sei stato col Brighton. Tu devi fare la stessa partita sulla falsa riga con il Brighton, perché poi le due squadre, se andiamo a vedere anche la filosofia della Fiorentina e del Brighton, come quella per esempio del Monza, di questi giochisti, allenatori giochisti, sono molto simili, cioè le filosofie sono molto simili. Fiorentina è una bella squadra, speriamo che Belotti avrà più fortuna, se no ce lo rimandano. Io credo che Belotti già ieri ha fatto vedere, Emil, di avere più fortuna a Firenze, perché si è preso quel rigore che è proprio ridicolo quel rigore, ma si è preso quel rigore che se lo segnava Biraghi la partita era finita, e quindi
ci potevamo mettere il segno della croce, fare il segno della croce. Veramente, ripeto, io ho visto tanti aspetti negativi, ma nel contempo tanti aspetti positivi. Cioè, per una volta la fortuna non ci va contro. E guardate che avere la fortuna dalla nostra parte, e speriamo che non ci paghi il conto prima o poi, avere la fortuna, avere la buona sorte dalla nostra parte è tanta, tanta, tanta roba. Non ho detto questo, non ha vinto l'Oscar, non ha fatto vincere l'Oscar a Scorsese, ma dose mai visto, no, no, dai su, no, 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 dai, poverino, vabbè, ma io non ho visto il film, però, però, dai, su, non è che si vince, si perde, ma poi l'Oscar, ma vincesse con la Roma, per pensare a vincere con la Roma dell'Europa League, poi lo portiamo noi in trionfo a Mr. Friedkin, no? Lo portiamo noi in trionfo a Friedkin, se vince l'Europa League con la Roma, o se arriva quarto, no? Li facciamo... No, lo portiamo noi in trio. Per stessa vincere con la Roma invece può fare pure i film, le cose che vuole lui, gli aerei da combattimento. Scorsese, Scorsese. Ecco, io da profano dico che a tre devi difendere anche con i due facenti alla difesa. Guarda, io da profano dico che se tu sei un giocatore di Serie A, da profano come te Emil, ogni tanto si imbarca in queste disamine tattiche, e... davanti, cioè? Ah, davanti, ho capito. No, io da profano dicevo un'altra cosa, io da profano praticamente dico... che se sei un giocatore di Serie A sai giocare sia a 3 che a 4. Io ho visto la Juve, che sono giocatori di Serie A tutti quanti, ho visto l'Atalanta, vabbè, l'Atalanta gioca sempre a 3, ho visto, che ne so, la Juve che ha giocato a 4 e ha giocato a 3 in tutti e due i moduli davanti a difesa, sì certo, giocava sempre o a 3 o a 4, cambia a seconda dell'avversario, poi predilige chiaramente Allegri la difesa 3, la difesa 4 la predilige di meno, ma i giocatori sono sempre quelli, sono sempre quelli. Mancini aveva bloccato una serata storta, Massa è stato un po' un cornutones, diciamo così, va bene, bravo De Rossi a capire il momento e togliere Mancini. Però, insomma, hai delle piccole colpe, delle piccole responsabilità. Però non ne facciamo mica un dramma. Abbiamo pareggiato, non abbiamo perso, l'importante è quello. Poteva andare peggio, certo, però alla fine conta il... Cosa conta? Abbiamo sempre detto cosa? Conta il risultato. E il risultato dice tabellone 2-2 alla fine a Franchi, con la Fiorentina che si disperava in campo, e pure un po' goduto di questo, devo dire la verità, pure un po' goduto di Italiano che si disperava in campo, devo dire pure la verità. Non è non dare la colpa alla difesa, è tutta la squadra che deve accomodarsi ai vari moduli. No, no, ma io dico difesa 4 e difesa 3 perché concettualmente cambia poco. Cioè, cambia tanto perché c'è il baricentro basso, ma sempre tre centrocampisti hai, come a parte le mezzali, no? Cioè, tre difensori e le tre e le due mezzali e il regista a centrocampo, no? O che giochi a quattro, c'è sempre due mezzali e un centrocampista. Cosa cambia? Che hai due frecce, quando pesa a quattro, hai due frecce che partono sulle fasce, però sacrificare Shaarawy, come ho detto all'inizio, a sinistra come faceva con Mourinho mi sembra troppo. Con Mourinho si poteva fare perché Mourinho giocava a speculare, tu non ti puoi murinizzare, tu non ti puoi murinizzare
caro De Rossi, capite il discorso qual è? Ci sono elementi a centrocampo che si ostinano a contrapporsi al modulo a 3 e tu sei chi? E quando De Rossi dice che c'è un rigetto alla difesa 3, capito? Ma guardate che questa Roma potrebbe giocare pure col 4-2-3-1. Ma io non mi stupirei se l'anno prossimo qualche partita giocassimo col 4-2-3-1. Perché può giocare Cristante Paredes, per esempio, sperando di avere giocatori un po' più elevati. Cristante Paredes, metti Baldanzi a destra, Dybala trequartista a inserirsi, e Shaarawy a sinistra e o Lukaku un Tammy Abraham di davanti, e tu puoi giocare un 4-2-3-1 benissimo. Questa squadra cambia modulo di volta in volta. Ieri l'ho vista, guardate, decifrare la partita di ieri è veramente difficile, decifrare la partita di ieri, perché ha cambiato in continuazione. Ci ha capito manco lui, credo, manco De Rossi ci ha capito veramente quello che stava facendo. Poi ci ha capito un po' nel finale, quando la Roma si è messa a 4 e poi la squadra ha giocato meglio, ma senz'altro ha giocato meglio, perché è un modulo che conosce bene, che ha confidenza, con cui in questi due mesi hai lavorato, ti sei allenato con la difesa a 4. Io dico difesa a 4 perché tutto parte dalla difesa. Poi è chiaro, ci sono sempre i tre centrocampisti, ci sono sempre i tre attaccanti, però partire col 3-5-2, insomma, no? Mi ha lasciato un po' stupito quando ho visto la formazione. Io mi aspettavo il 4-3, veramente, mi aspettavo il 4-3, classico, ma aspettavo sicuramente qualche cambio. Senza Smalling, come dice Emil, con la difesa 3 non ci può giocare, perché Smalling, l'ago della bilancia, quello che ti fa, ti regge la difesa. Se tu non c'hai Smalling non puoi giocare a 3. E non so come Mourinho, è vero che Mourinho adattava Cristante difensore centrale. Mi spieghi perché Shaarawy ha toppato e Angelini a destra è stato un esperimento distruttivo? E Shaarawy a sinistra è stato un esperimento distruttivo perché è un giocatore che rigetta quel tipo di modulo. Lui non vuole partire quinto di sinistra, i quinti sarebbero gli esterni della difesa 3, non vuole partire come quinto di sinistra, lui vuole partire negli ultimi 20-25 metri col 4-3. Lui si trova come con l'Inter, come col Brighton, come con queste partite qui. Lui si trova a suo agio, perché negli ultimi 20, a parte deve fare meno campo, e poi giocando praticamente come quinto a sinistra, e devi fare molto più campo, devi avere molta più gamba, cosa che Shaarawy attualmente non mi sembra avere, mentre è più letale negli ultimi 20-25 metri. Angelini a destra, lui dice che vede Angelini a destra, io non lo vedo. A questo punto avrei fatto giocare Kasdorp. Ma io, guardate, la mia formazione è semplice. Avrei messo la mia, ma poi siamo tutti bravi dopo. Tutti bravi dal divano, come dice Dazon, no? Però Mancini indica, punto. No? Poi vedi, poi metti Llorente, poi metti chi ti pare. Mancini indica, punto. Poi metti Kasdorp a destra e Angelini a sinistra. Il solito centrocampo. Puoi far riposare pure i Pellegrini. Vuoi mettere Aouar? Vuoi mettere Bove? Chi te pare a te? Metti Paredes, Cristante, Bove, Paredes, Cristante, Aouar. Come vuoi tu. E poi metti Dybala, Lukaku e Shaarawy. Questa è la formazione migliore. Punto. La Fiorentina non è che ha cambiato modulo. La Fiorentina ha giocato meglio in alcuni frangenti, per la maggior parte dei 90 minuti, perché ha giocato
come doveva giocare, perché non ha cambiato granché, a parte qualche giocatore chiaramente facendo un po', neanche turnover, ha messo i titolari, poi ha messo i titolarissimi, no? Allora lui Patrizio ha finito la stagione, mi dispiace però. Ah, non dispiace però, ha detto. Ma lui Patrizio, io credo che ormai con questo Svilar non ci siano dubbi, nel senso che Svilar, a parte il rigore parato, a parte qualche, vabbè, sui gol poteva fare veramente poco, sia sul primo di Ranieri che sul secondo di Mandragora poteva fare ben poco, perché lì è la difesa proprio della Roma, che è Ndicka e Aouar che sbagliano nel primo e nel secondo, quindi poteva fare ben poco. Però il rigore, guardate che rigore parato da ieri vale 3 punti, vale 3 punti. Quel rigore parato vale, ne abbiamo preso uno, ma vale 3 di punti, perché hai tolto 2 punti alla Fiorentina. Hai tolto 2 punti alla Fiorentina e hai preso un punto tu. Guardate che mantenere distanza con la Fiorentina e comunque in una giornata positiva per te, perché il Bologna aveva perso, hai guadagnato un punto sul Bologna e sei a 3 punti al Bologna, non è impossibile. E bravo, però fa troppi errori e non esce. Allora guarda, io ho visto, è vero, può sembrare che non esce, ma io ho visto Svilar uscire già più volte di lui Patrizio, già più volte di lui Patrizio uscire Svilar, lasciando perdere la partita di ieri, dove ha parato un rigore, ripeto, straordinario, ma nelle uscite, nel comandare l'area di rigore, è migliorato tantissimo. Ricordiamoci che è stato messo da poche settimane titolare nella Roma. Uno deve anche, come dire, abituarsi a comandare la difesa, a comandare il reparto offensivo, a comandare tutto l'ambaradam che c'è dietro. Cioè, non è facile. Io credo che Svilar, se mi dite chi ti prendi, Svilar, Falcone, Di Gregorio, io non lo so, perché anche Di Gregorio con la Roma ha fatto delle papere non indifferenti, Falcone bravo, per carità, ma non lo so. Ora il Lecce sta andando come sta andando, però Svilar io ci penserei due volte prima di disfarmene. È vero che ci puoi fare una bella plusvalenza, però Svilar tu sei trovato in casa, devi solo trovare un secondo adatto. Un attimo di base. Cor acceso da una passione
11 atleti Roma chiamò, e sotto al sole nel cupolone una bella maglia a due colori e trovò lì due colori de Roma nostra. Oggi signora del football, non più maestri né professori, ma so dolori perché Roma ce sa fa. C'è Masetti che è il primo portiere, e Micheli Scrucchia che è il piacere, poi c'è quel Torello che è Bonini, poi rientrante Bernardini che da scuola all'Argentini, poi c'è Zapperari Sermediano, bravo nazionale capitano, Fini, Pasanelli e Costantino, con Lombardi e Codallino, Morca e Mago per segnà. Campo d'estaggio, c'hai tanta gloria, nessuna squadra ci passerà, ogni partita è una vittoria, ogni romano è un buon tifoso e sa strillà, petti d'acciaio, astuzia e cori, corpi da testa da fa incantare, passaggi al volo con precisione, vola il pallone che la rete va a trovare. Quando che comincia la partita, ogni tifosetta si fa vita, strilla forza Roma tutto spiano, con la bandieretta a mano, perché certo è romano. L'ala centra porca di rassegna, questo è ciò che Roma ve lo insegna. Cari professori, appadentati, siete belli e liquidati, perché Roma ce sa fa. Quando che incomincia la partita? Allora, torniamo. Sono venute le donzelle dalla spesa, credimi. Allora, parlare di rigore, dice Emily, è relativo perché è una lotteria. Comunque, bravo, perché poi io devo prendere il mio caffè. Parlare di rigore è relativo perché è una lotteria. Comunque, bravo, perché ci prova. Allora. Io non credo che sia una lotteria. La lotteria ti può andare bene e male se non sai fare i rigori. Ti butti da una parte, scendi l'angolo. Ma lì è studiato, perché è lo stesso angolo del Feyenoord. È lo stesso angolo. E lì ha parato due volte, o ieri tre, due col Feyenoord e una ieri, sempre dalla stessa parte. Quindi vuol dire che lui non è che si butta a caso, segue la traiettoria del pallone, rimane fermo fino all'ultimo e ha poi uno scatto proprio felino quasi, che ti dimostra che il ragazzo sa parare i rigori. Carne Secchi, che è un altro che parla i rigori, non li parla per fortuna, li parla perché è bravo. Ma con questo non sto dicendo che poi c'è molta fortuna nei rigori pure, perché non è che è solo bravura, c'è molta fortuna perché poi prende il palo a traversa, però ha tirato pure bene Biraghi, solo che sarà bravo proprio a svilar. E la partita era chiusa là, era finita. Io sinceramente pareggio sono contento, perché però non lo considero una mezza vittoria. No, mi dispiace. Per me ancora i pareggi valgono un punto e non tre. Le sconfitte valgono 0 punti e le vittorie valgono 3 punti. Per me ancora la classifica è così. Poi ho letto articoli di giornalisti rispettabilissimi, per carità, che dicono che questo pareggio vale una vittoria. Io non sono d'accordo assolutamente,
perché questo pareggio non vale una vittoria, vale un punto quanto vale. Se poi vogliamo santificare De Rossi pure per un pareggio, santificatelo voi, io non lo santifico, perché De Rossi ieri ha fatto un casino, non è indifferente, ma un casino non indifferente, cioè parliamoci chiaro, dal punto di vista tattico ha fatto un casino indifferente, tant'è vero che ha detto pure lui ho sbagliato qualche cosa, ha sbagliato sì qualche cosa, ora non gli facciamo una colpa perché ha fatto benissimo in questi due mesi, però glielo facciamo notare. Io quando dico che sta facendo scuola guida con la Roma De Rossi e che sta imparando tramite gli errori che sta facendo, che ha fatto, che farà sicuramente, capito? Sta facendo una, come devo dire, sta facendo esperienza con la Roma, tutto fa esperienza, anche questa partita qui. Infatti dopo ha detto non lo rifarei, certe scelte non le rifarei di formazione, è tanto semplice. Allora dice Emil, dice beh certo, per me sono due punti rubati, sono stati fortunati loro, ma fortunati loro, la Fiorentina io ho visto che giocava, io ho visto la Fiorentina giocare, non ho visto la Roma giocare nel primo tempo, la Roma nel primo tempo è stata completamente passiva, quindi nel primo tempo la Fiorentina poteva pure incrementare il vantaggio e chiudere la partita molto di più, quindi non sono d'accordo con te Emin su questa disamina, sono d'accordo con la disamina invece di chi sostiene che nel secondo tempo è uscita di più la Roma, come effettivamente è stato, e poi ha meritato il pareggio, però poi non è stata fortuna il gol di Mandragora, lì sono una serie di errori difensivi, una serie di errori di posizionamenti. Poi andate a rivedere il gol che prende di testa Ranieri, che la Roma con Ranieri nel primo gol nel primo tempo, vedetevi il gol che fa Mandragora nel secondo, vedete gli errori che fanno di Kawar e compagnia cantante. Ieri di K, ho visto molti voti alti, per me forse ho visto un'altra partita e non mi sembra che di K abbia fatto chissà quale grande partita, forse era stanco, non lo so, però ho visto una partita di K non proprio al massimo, così come Mancini. L'unico che mi è piaciuto molto è Llorente, ma al di là del gol Llorente mi è piaciuto molto anche negli interventi, lì quando sbaglio quando sbagli nelle marcature a zona, lì sbagli tutti, perché se ti perdi un uomo a zona li perdi tutti, tutti i difensori perdono la propria zona di campo, lì è difficile andare a scalare poi, ecco perché la Roma fa tanti gol ma ne prende anche molti, o almeno uno, perché è proprio la marcatura zona, che non è che vai nell'uno contro uno come Mourinho, che tu avevi tre difensori, andavi nell'uno contro uno. Ieri hai provato a fare una cosa del genere ma non ti è riuscita, questo è il discorso principale. Poi se vogliamo dare la colpa all'arbitro, io sono il primo a dire che il rigore non c'era, ma se vogliamo dare la colpa all'arbitro per il rigore che non c'era, che comunque non ha influito sul risultato, se vogliamo dare il gol, la colpa all'arbitro per il gol di Ranieri, o per il gol per il rigore di Biraghi eccetera, fatelo pure. Mi sembra che Marelli abbia detto che il gol di Mandragora era regolare e che il gol e il rigore di conquistare Belotti non c'era, per il resto non c'era niente.
L'arbitro è vero dal punto di vista dei cartellini, ma si conosce Massa che dal punto di vista dei cartellini schedina disastrosa, anche se prendo un po' spunto poi faccio la mia. Che vuol dire Emil? Guarda, ti faccio vedere due cose. Questa scheda che abbiamo fatto ieri con i nostri con i nostri consigli. Con i nostri consigli, guarda con un euro, quota una quota 94,29 e l'altra quota 60, con i miei consigli, con i nostri consigli. Poi noi diamo una schedina così orientativamente, ma queste sono vere, non sono finte, queste sono giocate vere. Questi con 2 euro 200 euro, non è che abbiamo giocato pizza e fighi, con i consigli di romagiallorossa.it. quindi se vuol dire che la schedina disastrosa può pure non giocare e pure non seguire, non c'è minimamente problema. Se poi tu la pensi disastrosa, che pareggia, che non fa gol lo Strasburgo, abbiamo preso l'80% dei risultati che abbiamo dato di 4 campionati diversi, non lo so, dimmi tu se questo è poco, no? Dimmi tu se questo è poco, ma non mi pare che è poco. Tanto io ho 200 euro in saccoccia, purtroppo qualcuno deve essere pure bravo a scegliere, no? Se tu scegli la schedina che ti proponiamo noi, devi essere bravo a scegliere tu le partite più importanti, no? Io ho giocato, anzi, che qui abbiamo, io poi ci ho messo del mio, no? Perché in questo ho messo Fiorentina-Roma gol, come avevamo detto, ma in questo ho messo Fiorentina-Roma x2, grazie Llorente per avermi fatto vincere 119,74 euro, e nell'altra 76,65 euro. Ho messo 196 euro che vi mette in saccoccia, però bisogna essere pure bravi a scegliere, no? Capito il discorso? Abbiamo preso per esempio il gol della Juventus data 1,93, che ti devo dire, vabbè, il Liverpool Manchester City era facile, la Spalmas Atletico Madrid x2 più under 3,5, Real Madrid 7, vabbè, Betis Villarreal gol che non è affatto scontato, Eintracht Francoforte no, Hoffenheim gol, vabbè, Bayer Leverkusen tanto vince sempre, Lille-Rennes, il Lille stava perdendo 2-0, ha fatto due gol in pochi minuti e l'abbiamo preso la quota 1,90, Marsiglia-Nantes, bisogna scegliere le partite per bene, ragazzi. Qui parlano i fatti, non è che è inventata la schedina, mi sono arrivati i soldi poco fa, quindi c'è, vabbè, ognuno vede come ti pare. Va bene, cari ragazzuoli, va bene. Tornando, se poi uno vuole denigrare a tutti i costi il lavoro altrui, può farlo, tanto sempre spunto da me dovete venire, sempre qui a rompecoglioni dovete venire, no? Quindi c'è, sempre da me, non prendete spunto, non giocate per cazzi vostri, non c'ho bisogno, certo, devo, sì, ridi sto cazzo, caro Emin, no, perché poi mi fai lo del culo, se permetti, mi fai lo del culo, a me per il culo me ce prendi, perché t'ho capito da un bel po', quindi a me per il culo me ce prendi, fallo con Maria Paola sta roba, te fa un culo così Maria Paola, fallo con Maria Paola sta roba, stai zitto e porta rispetto, capito? Hai capito? E porta rispetto. Porta rispetto prima di parlare. Capito? Respect, come dici tu. Respect, capito? Caro, che t'ho capito che sei uno di quelli. Da mo' che t'ho capito. Fatte una vita, caro Emil. Fatte una vita. Vatta a fare una vita. Capito? Vatta a fare una vita se c'hai le palle. Cioè, che tu altro che Londra, tu sei qui a Roma, altro che Londra. E so pure chi sei. Mo che si sono scoperti gli altarini? Mo che si sono scoperti gli altarini? Sai che c'è Emil?
Sai che c'è? Che mo te blocco e te banno pure. Se ancora insisti. Va, va. Va bene, buona giornata a tutti. Vattela fa per conto tuo la prossima volta. Che cazzo vuoi da me? C'è la misa lì sulla Starway.